Adesso cominciamo. Allora, salve a tutti, buongiorno, anzi buonasera sarebbe meglio dire. Siamo qui sempre per Casa La Terza con Stefano Nespor. Stefano Nespor è un avvocato e giornalista, si occupa di diritto amministrativo e di diritto dell'ambiente e insegna alla scuola di specializzazione in beni architettonici della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. È autore di Il governo dell'ambiente, la politica e il diritto per il progresso sostenibile, uscito con Garzanti nel 2009 e recentissimo con La Terza, quindi con noi, La scoperta dell'ambiente, una rivoluzione culturale. Allora, salve e benvenuto a Casa La Terza. Insomma, questa Buongiorno, è... buongiorno a tutti. Buongiorno. Naturalmente... Come dire, anche questo nostro libro è stato uno dei libri, come dire, rimasto un po' bloccato a causa della pandemia, perché era stato previsto in uscita, come dire, un paio di mesi fa, e purtroppo siamo rimasti, come dire, condizionati, diciamo, dal fermo delle librerie, insomma, ma siamo molto felici, insomma, invece di presentarvelo oggi, perché crediamo che sia un libro non solo importante, ma anche molto interessante e molto piacevole da leggere, insomma, per chiunque avrà insomma, l'occasione di prenderlo in mano. Insomma. Allora, noi avevamo pensato a questo libro insieme a Nespor, all'autore. Diciamo, ormai quasi un anno fa, no? Diciamo, anche pensando alla situazione che stavamo vivendo, quindi alla crisi ambientale, ai cambiamenti climatici che sembrano ogni anno, come dire, sempre più evidenti e sempre più significativi. Oggi ci troviamo invece, come dire, di fronte ad un'altra emergenza che sembra avere in qualche modo delle cause ambientali in qualche modo. Lei che cosa ne pensa di questo? Ma ho visto, ci sono molti che sostengono questa tesi sul salto delle specie e così via. E credo che le pandemie siano sempre esistite e probabilmente anche quelle passate sono state determinate da vari salti di specie. Quindi non mi sembra una cosa particolarmente significativa per sostenere. Certo, è probabile, se è così. Certamente la continua distruzione dell'ambiente mette gli uomini a contatto con specie animali che prima se ne stavano per i fatti loro, e questo può succedere. Sarà un problema ulteriore in futuro. Certo, nel suo libro lei parte, come dire, racconta una sorta di rivoluzione, no? Che è avvenuta, diciamo, a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, cioè dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, a partire dal fine, insomma, degli anni 50, cioè della nascita del concetto di ambiente, dell'idea di ambientalismo in qualche modo, e lo fa attraverso cinque libri, quindi in cinque tappe in qualche modo, no? Che ho trovato leggendolo per la prima volta, un modo molto interessante per ricostruire un po' la consapevolezza che noi abbiamo conquistato, cioè abbiamo acquisito dei problemi ambientali, ma anche della stessa esistenza, diciamo, come dire, della natura in qualche modo intorno a noi, no? Che non solo come elemento insomma, da sfruttare e da conquistare. Il primo libro, la prima tappa che lei fa nel libro riguarda un libro del 1962 che si intitolava La primavera silenziosa. Ce ne vuole parlare? Sì, prima di tutto, certo, io ho scelto questo modo di presentare la scoperta dell'ambiente attraverso i libri. Ovviamente non è l'unico modo, si può fare in Certo. molti altri modi. L'ho fatto così perché sono cinque libri che mi hanno particolarmente impressionato e su cui io ho costruito la mia interesse per tutti i temi ambientali. Il primo, appunto, Primavera Silenziosa, è universalmente considerato quello che segna la nascita dell'ambientalismo moderno.
è veramente quello che crea la rottura rispetto a un prima in cui l'ambiente, come dicevano i trattati, era solo qualcosa da sfruttare, dove c'erano solo risorse da sfruttare, a un dopo nel quale diventa un tema ideologico, culturale, politico che lentamente, ma non tanto, lentamente diventa patrimonio di tutti. Pensate che nel libro del 62, in poco più di 10 anni, c'è una ascesa prodigiosa dei temi ambientali. L'ambiente diventa un tema sul terreno, uno dei temi principali sull'arena internazionale. Sì, c'è la prima conferenza mondiale sull'ambiente, quindi è stato qualcosa di forse anche inaspettato, ma sicuramente dirompente per tutti. E questo è stato provocato da il libro di una, come dico, di una solitaria biologa che si è messa lì e si è incaponita un po' sul tema del DDT che distruggeva, che rendeva silenziose le primavere. Perché questo, tra l'altro, non vorrei anticipare qualcosa, ma dei 5 libri che ho scelto, è interessante vedere che 4 provengono da privati, da iniziative private. Solo uno è un libro, quello della Commissione Brundtland, solo uno salta fuori per un'iniziativa delle Nazioni Unite, quindi un'iniziativa internazionale. Tutti gli altri saltano fuori da studiosi, uno è del Club di Roma, però anche lì da privati. È interessante che l'ambiente viene fuori così, no? Non da una grande iniziativa dall'alto, ma da gente che crea e innova in questa materia, creando dei libri che a loro volta cambiano la scena. E anche questa, proprio il titolo del libro già lo dice in qualche modo, La primavera silenziosa, è abbastanza curioso perché racconta come la sparizione degli insetti dovuta appunto all'uso del DDT produce poi delle conseguenze sulla catena, diciamo, alimentare degli uccelli, eccetera, e degli animali in genere, che porta a rendere la primavera silenziosa, nel senso che appunto non ci sono più tutti i rumori della natura in qualche modo. Certo. No? Questo aspetto così, che sembra quasi molto bucolico, poetico, insomma, diciamo, viene visto in maniera tale da analizzare un problema che, come dire, serissimo. Era anche per far capire meglio, insomma, a chi ci ascolta, voglio dire, da poco in Italia, come dire, si era assistita alla fine della malaria grazie all'uso del DDT, per esempio nella pianura pontina, no? Quindi ancora per moltissimi il DDT era una sorta di benedizione, non un maleficio, insomma, no? Diciamo, quindi anche in Italia credo che, insomma, ha incontrato, come dire, non una immediata e facile circolazione, no? Non so se mi può confermare da questo punto di vista. La circolazione, il divieto, le intende? No, anche la circolazione del libro, se ha avuto un immediato successo. Lì in Italia ha avuto un immediato successo, un po' anche perché il problema della malaria era stato superato probabilmente. Sì. Ma poi quella che è stata, Rachel Carson, l'autrice, non ha avuto una vita facile, perché è stata accusata da tutti, dal voler distruggere l'industria americana, dal fatto di agire, di essere d'accordo con l'Unione Sovietica. La reazione è stata enorme. E molti dicevano: stai creando molti morti in Africa in più per la malaria. Quando in realtà non è così, perché, come si è dimostrato in tutte le volte che è stato riutilizzato il DDT, si crea gli insetti, diventano resistenti, c'è una resistenza quasi immediata, per cui gli serve a poco a un certo punto, quindi non ha danneggiato nulla da quel punto di vista. Ha contribuito però a creare un enorme interesse per la difesa della natura, partendo dall'insetticida.
Sì, e poi anche sulle conseguenze sull'uomo, perché come sappiamo il DDT ha anche degli effetti cancerogeni non piccoli, quindi diciamo, oltre al fatto che produce anche un inquinamento sui cibi, per esempio sui prodotti alimentari su cui veniva irrorato, insomma, quindi diciamo aveva delle conseguenze diciamo di lunga durata e di lunga scadenza, tanto che mi sembra qualche anno fa era stato trovato ancora del DDT perfino nei pinguini, quindi diciamo questo per dire anche della diffusione che questa sostanza aveva avuto in tutto il pianeta, insomma. Ecco, l'altro libro che appunto cita e di cui parla è un libro che appunto ha avuto, insomma, in Italia invece da subito una circolazione, insomma, molto forte, e si tratta dei limiti dello sviluppo del Club di Roma, anche uscito nel 72. Ma che cos'era il Club di Roma? Ce lo vuole ricordare? Beh, appunto, il Club di Roma è appunto un club privato promosso da alcuni operatori dell'industria, tra cui appunto Aurelio Peccei, che aveva lavorato per la Fiat, per la cosa, dopo aver fatto la resistenza aveva lavorato per la Fiat, e a un certo punto decidono che bisogna occuparsi del problema dello sviluppo, e coinvolge altri personaggi analoghi, e poi lo estende e crea un club che commissiona all'MIT, commissiona ad alcuni ricercatori, un libro per affrontare questo tema. Quindi anche lì un'iniziativa di privati, non c'è nulla di pubblico, il club non prendeva soldi, ha avuto dei finanziamenti da alcune società private per continuare, ma è stata un'iniziativa di privati. Ed è stato anche quello un bestseller travolgente. A me piace, l'ho ricordato, cioè, ha detto molte cose sbagliate, cioè, ha fatto previsioni che non si sono avverate, però ha posto per la prima volta di fronte al mondo il problema dei limiti. Esatto, perché per la prima volta veniva, come dire, presentata l'idea che le risorse naturali non fossero infinite, ma avessero, come dire, dei limiti strutturali, no? Cioè, soprattutto per quello che riguardava il petrolio, e non a caso poi il libro esce poco prima della crisi petrolifera. Certo, anche quello ha incoraggiato molto. Esatto, questa coincidenza temporale tra questi due fatti è sembrata, come dire, cioè, presagisse, come dire, un futuro molto diverso, dove il petrolio era destinato a diventare una risorsa estremamente limitata, e quindi ecco, tutte le previsioni erano completamente sballate, no? Prevedeva che lo zinco dovesse esaurirsi entro 8 anni, il petrolio entro 4. Tutte queste previsioni si sono, appunto, io racconto di questa commessa che c'è stata, no? Su questo punto, tra un sostenitore appunto dell'esaurimento di tutte le risorse e un altro che invece sosteneva che non era assolutamente vero, due personaggi grossi, uno era Ehrlich, l'altro era Ehrlich, che sosteneva invece che tutto dipendeva dalla sovrappopolazione, sì, ai Simon, e scommettono che in 10 anni, dicono, vediamo se tutte le risorse sono aumentate di prezzo, perché questo è il segno che sta diminuendo la disponibilità. Simon dice no, calano, quell'altro dice, in 10 anni tutte le risorse indicate, per tutte le risorse il prezzo è calato, quindi la disponibilità era aumentata, quindi era sicuro di stravincere, e invece ci troviamo di fronte a un aumento. E ancora il petrolio oggi, la disponibilità apparentemente continua a aumentare, non sta calando. Sì, certo, questo costa come l'acqua, quindi non ha... Ah sì, addirittura negli Stati Uniti ora, dopo la crisi ultima, pagavano perché uno è andato, il prezzo è andato sotto zero. Detto quindi... questo, è chiaro che c'è un limite, no? Per quanto le cose, non è che però vuol dire che sono infinite queste risorse, no? Il limite c'è e si avvicina. Ecco, questo, secondo lei, questo libro
ha segnato anche, come dire, la vera e propria nascita dell'ambientalismo politico, perché io ho questa sensazione che in parte questa idea del limite appunto delle risorse naturali, quindi limiti dello sviluppo, abbia portato anche, come dire, la necessità di ripensare complessivamente il nostro modello economico e quindi anche un'idea, diciamo, dato molto appunto petrolio, per così dire, al motore dell'ambientalismo politico, no? Cioè, quindi che in Italia ha, come sappiamo, ha avuto sempre uno sviluppo non enorme, però in altri paesi come in Germania ha avuto un partito che è andato al governo, che occupa ancora adesso posizioni molto importanti nei Länder, e in Germania addirittura il secondo partito, quindi insomma ha una forza non indifferente, insomma. Sì, certamente ha trascinato dietro gran parte dell'opinione pubblica, i governi, anche l'Unione Europea su questo punto, per affrontare questo problema dei limiti. Certo, molto è stato provocato dalla crisi del petrolio, che è venuto quasi in contemporanea. Certo. C'è stato anche tutto un filone di ambientalismo sul tema dei limiti, della catastrofe che si avvicina. Io credo che quello che ho cercato di far vedere è che tutti questi libri, questi due di cui abbiamo parlato, ma anche gli altri, da un lato avviano delle ricerche, un nuovo modo di pensare, dall'altro però raccolgono anche delle sensazioni e degli storici che sono nell'aria, non inventano, come sempre accade nelle scoperte, no? Raccolgono dei movimenti e dei pensieri che ci sono intorno a loro e puntano su quelli, e poi lanciano anche il nuovo messaggio. E così è stato per i limiti, si discuteva molto di questo tema. Io racconto di vari libri che escono proprio in quel periodo, un po' prima, certo. che nessuno con questa forza. Dimitri Oslugo è un libro straordinario perché fa dei diagrammi molto impressionanti di quello che dei limiti che si stanno avverando. Poi non funzionano, ma non funzionano perché hanno utilizzato ricordiamoci per esempio che eravamo all'inizio dei computer. Quindi non potevano fare dei grandi modelli per capire cosa succedeva. Oggi sarebbe tutto diverso il libro. Certo, sono delle estrapolazioni che non si sono confermate, insomma, no? Anche perché le industrie hanno investito moltissimo in ricerca proprio sulla base di questa preoccupazione, per cui so che per esempio anche l'industria petrolifera ha cambiato completamente le modalità di ricerca delle nuovi giacimenti petroliferi proprio sulla base del fatto che questo problema, che era stato sottovalutato fino a quel momento, del possibile esaurimento, diciamo, in tempi rapidi, si poneva proprio agli occhi dell'opinione pubblica in maniera clamorosa, insomma. Certo. Beh, ma proprio sul petrolio, se uno fa una ricerca su Google, i libri che End of Oil, la fine del petrolio, ce ne saranno decine nel periodo successivo. Ormai non ci sono più, nessuno più scrive un libro sulla fine del petrolio, perché finirà per i fatti suoi il petrolio, ma non perché finì. No, certo, molto probabilmente. Speriamo che poi saremo in grado presto di trovare qualche modo, diciamo, di non usare i fossili, diciamo. Ecco, questo sarebbe importante. È quella famosa battuta che è ben nota, no? In cui si diceva che l'età della pietra non è finita perché sono finite le pietre, è finita perché si è usato un altro materiale. Esatto, speriamo che sia questo il caso, che forse ci porterebbe in una condizione molto migliore da tanti punti di vista. E l'altro aspetto che secondo me è molto significativo di questo libro è il fatto che è stato, come dire, prodotto da studiosi autorevolissimi, no? Diciamo che quindi, come dire, un po' il contrasto, diciamo, rispetto a quello che sembra la tendenza attuale, no? Dell'uno vale uno. Diciamo che, lì erano proprio persone estremamente competenti che sembravano, come dire, presentare uno scenario molto molto credibile, non, come dire, la proiezione di un futurologo, ma di studiosi che ognuno nel proprio campo aveva, come dire, una competenza di primissimo livello, insomma, no? E questo è anche una cosa, insomma, che oggi forse cominciamo a rivedere, diciamo, appunto dopo la pandemia, no? Questa presenza degli esperti. Troppi forse, sì, esatto, però li avevamo quasi dimenticati, no?
che forse in alcune questioni è importante utilizzare, diciamo, la competenza. L'altro libro, che è la terza tappa, per così dire, del nostro viaggio, diciamo, attraverso, come dire, l'idea di ambiente, viene da un libro che è uscito nel 1987 e che si intitolava Il nostro comune futuro, e che è opera di un personaggio invece di primissimo livello, insomma, diciamo, di grandissimo rilievo. Quindi ce ne vuole parlare. Chi era l'autore? Sì, ecco, questo libro è il primo, come dicevo, è l'unico anche di questa, che è parte con un'iniziativa delle Nazioni Unite, che già in precedenza decidono di affrontare il tema del rapporto tra ambiente e sviluppo, costituiscono una commissione di esperti di tutti i paesi, che viene diretta da questo personaggio, Gro Brundtland, che era il ministro della salute norvegese, ed era un personaggio già di rilievo nel mondo internazionale, tant'è vero che poi la commissione si chiamerà Commissione Brundtland. C'è Brundtland, esatto. E questo libro cosa succede? Perché il grosso problema che si pone è il continuo dibattito tra paesi ricchi e paesi poveri, tra nord e sud del mondo. Perché era il problema che il nord, i paesi poveri dicevano: il grosso problema è lo sfruttamento delle risorse per accrescere il vostro benessere senza tener conto dell'ambiente, e i paesi ricchi dicevano: no, il problema è la sovrappopolazione che è prodotta dai paesi poveri. I paesi poveri in più sostenevano che anche loro avevano diritto allo sviluppo, così come si erano sviluppati, e quindi non potevano essere frenati dalla tutela dell'ambiente, perché giustamente dicevano: prima voi avete distrutto l'ambiente per svilupparvi, adesso non è che una volta siete diventati ricchi dovete dire adesso non ci si ferma. E questo andrà avanti col cambiamento climatico, sarà un grosso problema poi. Ecco, questo libro cerca di mettere insieme queste due polarità che già si erano sviluppate da tempo. Per molti, io mi ricordo quando sono andato in Costa Rica a fare dei seminari, l'atteggiamento in Costa Rica era che l'ambiente era uno strumento neocoloniale inventato per bloccare la crescita dell'America Latina. Quindi questo era il tema. Noi non ce ne siamo accorti vivendo nei paesi ricchi tanto, ma bastava fare il salto al di là del confine, e questo era l'atteggiamento. Ecco, questo libro cerca di mettere insieme e crea questo mito dello sviluppo sostenibile, cioè dire, bisogna portare avanti insieme sviluppo e tutela dell'ambiente. E che cosa voleva dire sviluppo sostenibile? Sviluppo sostenibile, appunto, molti hanno detto: vabbè, uno slogan, ognuno prende la parte che gli piace, uno prende lo sviluppo, l'altro prende la sostenibilità, e tutti fanno quello che vogliono, in parte così. Però questo termine oggi è dovunque, tutti i trattati internazionali, qualsiasi tipo, dicono, considerato che bisogna rispettare il principio dello sviluppo sostenibile, e forse in parte funziona, cioè l'attenzione che lo sviluppo non è solo crescita, non è solo crescita economica, ma lo sviluppo è anche un fatto culturale, di espansione di meccanismi di civilizzazione e educazione, e che questo deve avvenire nel rispetto dell'ambiente. Questo è stato il portato di questo libro, in gran parte, anche lì, raccolto temi che c'erano, ovviamente, non è che se lo sono inventati dal niente. Però questo è stato, cioè, il libro è noto come quello che ha portato avanti questo tema, e da allora in poi questo è uno dei temi. Addirittura ci sono decine e decine di insegnamenti universitari sulla teoria dello sviluppo sostenibile. Certo. Certo, gli oppositori dicono che non serve a niente. Io non sono d'accordo. Io credo che abbia anche questo. È stato un cambiamento culturale pensare che lo sviluppo era così. Ricordiamoci che siamo partiti dal GATT, dal Trattato Internazionale dei Paesi Ricchi, che diceva che lo sviluppo era lo sfruttamento completo delle risorse. Passare da questo a dire che lo sviluppo deve essere sostenibile non è poco. Certo, e anche poi la considerazione, diciamo, come dire, dell'impronta ambientale, no, delle attività umane, diciamo, Certo. anche questo aspetto, come dire, anche c'è stato, come dire, a partire da tutto questo
elaborazione, come anche l'opinione pubblica ha fatto pressioni sempre crescenti perché anche le aziende tenessero conto, certo, ma infatti, rendessero conto, no, diciamo, dell'impronta ambientale, delle proprie, dei costi ambientali, quindi diciamo delle loro produzioni, insomma. E quindi questo ha avuto, come dire, un certo effetto, insomma, anche perché si è creata quella che si chiama, insomma, la accountability, cioè il fatto di dover rendere conto in qualche modo di questi costi che fino a quel momento venivano considerati zero, praticamente, certo, non erano considerati assolutamente. L'altro tema è proprio il titolo, che il futuro è comune, dei paesi poveri e dei paesi ricchi. Il nostro, esatto, comune futuro indica questa strada. Esatto. E non è un caso che anche questo libro esca, come dire, quasi presagendo quello che sarebbe successo due anni dopo, no? Con l'89, cioè con l'idea, con la caduta del muro di Berlino, e con, certo, quindi con l'idea che ci potesse essere veramente un mondo come unico, insomma, non più diviso in blocchi, non più diviso tra nord e sud, est e ovest, ma, come dire, che si potesse immaginare un futuro comune per il pianeta, insomma, no? Cioè, questo, diciamo, forse c'era un aspetto, come dire, che oggi vediamo come un po' utopico, no? in questo momento, però credo fosse, insomma, un lascito molto importante di questo libro, che ha segnato sicuramente il tempo, ma anche ci ha lasciato in eredità molte cose rilevanti, insomma. E, proseguendo appunto in questa nostra carrellata, insomma, noi arriviamo alla quarta tappa, che è Il governare i beni comuni, che è un libro del 1990. Anche questo è un libro non italiano, no? Se ricordo bene. E che cosa si intende per beni collettivi? Perché, ecco, questo libro per me è stato molto importante, per me è stata non solo per me, per tanti, è stata la scoperta di qualcosa che uno non sapeva che esistesse, che nel mondo ci sono sempre stati dei beni comuni, cioè dei beni che sono gestiti collettivamente da gruppi di persone, che li mantengono e li conservano e spesso li fanno anche prosperare. Teniamo presente che la tesi, tutto parte da un signore che nel 68, Harding, fa un articolo con un titolo che si chiama La tragedia dei beni comuni. Dice: i beni comuni non tendono a andare in rovina perché ciascuno prende quello che può, e in parte è anche vero. Se pensiamo per esempio agli oceani, ognuno va lì, pesca quello che riesce, sapendo che se non lo pesca lui lo pesca un altro, e i pesci diminuiscono. Questo libro viene fuori da una enorme ricerca che viene condotta ovunque nel mondo, in cui l'autrice fa vedere che sono migliaia invece i beni comuni che si conservano, che continuano, ed è una gestione che va sempre, che procede, che permette a dei gruppi di vivere bene. Certo, ci vogliono determinate caratteristiche, il libro proprio si dedica a questo. Ci vuole la fiducia tra quelli che devono conoscersi, ci vuole fiducia tra coloro che li usano. Comunque, detto questo, il bene comune improvvisamente compare sulla soglia dell'ambiente, perché prima c'era la proprietà. Esatto. Sì, questo è un libro che è molto importante anche, diciamo, da un punto di vista storico, perché, come dire, rompe con l'idea, in qualche modo rompe, se si può dire così, con l'idea tradizionale secondo cui era stata la recinzione delle terre comuni, diciamo, in Inghilterra, che aveva permesso lo sviluppo della rivoluzione industriale, no? Cioè, questa è l'idea di Marx, va detto. Sì, di Marx, ma anche di molti storici economici, sì, liberali inglesi, diciamo. Certo, certo. La ricostruzione classica è che soltanto la fine delle terre comuni aveva permesso, certo, lo sviluppo e l'accumulazione primaria, che aveva poi dato le risorse per la rivoluzione industriale. Certo, no? Certo. Qui si comincia a mostrare come esistano altri modelli di sviluppo che non necessariamente sono di sottosviluppo, ma anche, come dire, producono un relativo benessere per le persone che ne sono coinvolte, che vivono all'interno di questo modello,
che hanno un maggiore rispetto, diciamo, dell'ambiente, non sono predatori, diciamo, rispetto all'ambiente che li circonda, e soprattutto che esistano, come dire, che possano sopravvivere questi beni collettivi. Se si pensa che, come dire, in Europa continentale, non parlo dell'Inghilterra, da partire dall'età napoleonica, come dire, si era assistita a una progressiva privatizzazione, per usare questo termine, delle terre comuni, no? Diciamo, è una scomparsa delle terre comuni fino a che non hanno riguardato in Italia aree assolutamente marginali come quelle di montagna, come dire, poco toccate, come dire, dallo sviluppo, certo. Ecco, e dall'accumulazione di ricchezza, insomma. Quindi questo libro ha mostrato, come dire, concretamente per molti una strada diversa, una possibilità diversa, no? Pronto? Sì, sono qua. Pensavo. E quindi questo mi sembra anche che, insomma, abbia rappresentato, come dire, un aspetto abbastanza molto innovativo, insomma, anche per ha stimolato anche molti storici da questo punto di vista a riprendere, come dire, il filone dello studio di che, appunto, delle terre comuni, dei beni comuni, degli usi. Sì, c'è stata anche lì un'esplosione di studi sui beni comuni da questo libro in poi. Sì. Ancora adesso, io l'ho raccontato questo episodio che viene fuori da un libro noto di Silone, che è Fontamara, in cui racconta proprio di un ruscello che era un bene comune di tutti i contadini, che poi viene appropriato dal latifondista appoggiato dal governo fascista, che se lo porta via, e questi rimangono senza niente. Cioè, ce ne sono state molti episodi di questo tipo. Sì, ora no, naturalmente non si può creare, come dire, un meccanismo di causa-effetto così diretto, però, per dire, non è un caso che pochi, insomma, che anche in Italia questo tema abbia portato poi, ad esempio, a un referendum contro la privatizzazione dell'acqua, certo. No? E l'idea che l'acqua fosse un bene comune, ma che un bene collettivo, che dovesse essere mantenuto, appunto, non privatizzabile, ma gestito dal pubblico, che ha, contro tutte le previsioni, non soltanto raggiunto il quorum, ma anche vinto agevolmente, insomma, no? Diciamo, nonostante che, come dire, fosse stato proposto da associazioni ambientaliste non sostenute dai partiti tradizionali. Insomma, questo è stato anche stato anche una grande figura, che è stato Stefano Rodotà, che ha spinto molto, si è occupato sul tema dei beni comuni. È stato gran parte merito suo la diffusione di questa idea in Italia. Sì, questo mi fa piacere che lei l'abbia ricordato, perché appunto Rodotà è una figura molto cara alla casa editrice, sia perché le siamo stati... No, era un caro amico, abbiamo fatto anche varie cose insieme proprio su questo tema. Esatto. Allora, visto che ci avviciniamo alla conclusione, volevo chiederle dell'ultimo libro di cui parla, che è Una scomoda verità, del 2006. In questo caso l'autore era stato un personaggio che aveva avuto, come dire, un ruolo pubblico di primissimo livello, diciamo, certo. e ha perso, come dire, anche le elezioni in America per pochissimi voti, quindi è stato, come dire, con elezioni anche poverino, forse è stato anche rapinato, Dio, però. Esatto, esattamente. Quindi, insomma, diciamo, nasce anche dopo un fallimento politico molto forte, che ha avuto poi delle conseguenze sulla politica mondiale, purtroppo non piccole, insomma, diciamo, ecco. E qual era la scomoda verità di cui parla? La scomoda verità è il cambiamento climatico. Devo dire che sono stato molto indeciso, è chiaro che il quinto libro doveva essere sul cambiamento climatico. Certo. Sono stato molto indeciso perché, certo, questo è un libro, molti non lo conoscono, cioè se è stato un libro o un film, lui ha fatto un doppio gioco, no? Quindi i tempi sono cambiati e il film andava bene. È stato un libro molto importante perché soprattutto Gore ha deciso di andare in giro per il mondo a spiegare ai giovani e tutto che c'era il cambiamento climatico. Quindi non è stato un libro come gli altri che ha introdotto qualcosa di nuovo, ha parlato di una cosa di cui già si parlava, voglio dire, no? Certo, è stato un grande cambiamento.
però ha diffuso questa, ha provato a diffondere la coscienza di un problema soprattutto tra giovani e tra, in tutti i paesi dove questo tema non era ancora così sentito. E questo sì, no, certo, scusi se la interrompo, però dicevo, volevo soltanto dirle che appunto il paradosso è che ora ci troviamo nella condizione in cui cioè abbiamo un presidente che, come dire, non solo nega il cambiamento climatico, ma anche promuove una serie di misure di deregulation sull'ambiente che stanno, incentivando questo cambiamento climatico, secondo quello insomma l'opinione. Però anche lì sul problema degli Stati Uniti va fatta una piccola, un po' di attenzione, perché mentre il presidente così, per fortuna i presidenti degli Stati Uniti passano invece poi i governi e cose restano, invece a livello locale e statale negli Stati Uniti c'è una grande, in alcuni stati, non in tutti, ma in molti degli stati più importanti, l'attivismo sul contenimento del cambiamento climatico è forse superiore di quello che si ha in Europa. Quindi non va dimenticato questo. Tutti hanno l'immagine di Trump e dicono che gli Stati Uniti sono così. Non sono così. C'è questa realtà, ma c'è una realtà delle città, dei piccoli paesi e soprattutto di molti stati che vanno dalla California a New York, che si impegnano in modo fortissimo, molto più di tanti stati dell'Unione Europea. Sì, anche sulla questione per esempio del fracking, no? Cioè della nuova tecnologia per l'estrazione del petrolio, che ha portato l'America a essere indipendente dal punto di vista energetico, cioè che ha avuto un impatto enorme per gli Stati Uniti, che però ha delle conseguenze ambientali ancora molto discusse, però che le comunità locali sentono molto. Questo ha creato un attivismo molto forte, tanto che sono usciti anche diversi film su tutte queste battaglie intorno al fracking, insomma. Quindi poi resta forte diffuso il negazionismo, no? Quello che lei diceva poco fa. Questo è sostenuto da grossi poteri finanziari, da quelli, ovviamente da quelli che producono il cambiamento climatico, il petrolio, quelli che dicono o che non esiste o che esiste ma non è prodotto dall'uomo. Le varietà di negazionismo sono tante in questo settore. Ci sono sempre state, c'erano sul DDT, c'erano tutti quelli che producono questi beni. Ci sono anche i negazionisti del virus, per cui del virus. Sì, non è un unicum nella storia dell'uomo. Insomma, anche prima del cambiamento climatico c'è stato di cui mi sto appunto sto scrivendo adesso, c'è stato un grande successo che è stato quello del contenimento della distruzione dell'ozono, che veniva distrutto anche lì da una sostanza chimica che veniva immessa nell'atmosfera, i cosiddetti CFC, i prodotti di cloro e il fluoro, che era un po' come il DDT. Il DDT agiva a livello di basso, questi agivano in alto. Lì hanno avuto successo, e anche lì i negazionisti, quelli che producevano i CFC, che era una grandissima fonte di profitto dell'industria chimica, sono stati fortissimi. Quelli che hanno scoperto questa proprietà dei CFC di essere innocui a un certo livello, ma di romperlo, sono stati accusati di tutto. Quindi tutti gli avanzamenti nel settore dell'ambiente hanno avuto i loro negazionisti, sono stati accompagnati. Allora, noi siamo arrivati alla fine della nostra conversazione e in parte mi dispiace perché mi fermerei molto a lungo, perché sono temi che mi appassionano e mi interessano moltissimo. La ringrazio quindi il nostro autore Stefano Nespor per aver partecipato a questa conversazione. Spero che davvero presto ci sia occasione anche magari di incontrarci fisicamente direttamente con i lettori, insomma, che sarebbe una cosa importante. E voglio ricordare a tutti quelli che hanno visto, stanno assistendo a questa nostra conversazione, che venerdì alle 15 avremo un incontro tra Luigi Mascilli Migliorini e Amedeo Feniello, rispettivamente
storico modernista dell'Università di Napoli e storico medievista dell'Università dell'Aquila, su storia mondiale e storia globale, visto che sono stati due autori di un nostro fortunato libro che si intitola appunto La storia del mondo dall'anno 1000 ai giorni nostri. Quindi insomma vi invito venerdì. E intanto saluto tutti quanti e vi ringrazio. Arrivederci. Arrivederci, grazie a tutti. Arrivederci.